Quindi oggi vorrei semplicemente raccontarvi un po' quella che è stata la nostra storia. Non vi annoierò chiaramente con delle cose tecniche, così come Carlo non l'ha fatto con le cose eccessivamente illegali, ma racconto un po' le cose che abbiamo fatto e come le abbiamo vissute soprattutto, anche se poi molte di quelle che vi dirò le ha già dette probabilmente Italo. La migrazione per noi che cosa è stata? Io ho scelto questo aforisma, in parte perché sono appassionata delle frasi che dicono gli altri, perché per noi la migrazione è stato un viaggio, è stato un bel viaggio, è stato un viaggio perché si viaggia nel momento in cui si vuole andare in un posto migliore rispetto a quello dove si sta, si viaggia per non aveva soluzioni di software libero, che non aveva adottato se non in minima parte. E quindi diciamo che questa per noi è stata una prima importante esperienza, che mi auguro non ci faccia neppure tornare indietro, quindi non è una migrazione solo invernale, ma ci auguriamo che sia una migrazione definitiva e ovviamente nel momento in cui si decide di viaggiare, si deve avvertire. Far avvertire l'esigenza del viaggio in pubblica amministrazione non è così banale. Se tra di voi c'è qualcuno che in pubblica amministrazione ci lavora, sa che i viaggi è vero che sono belli, ma sono impegnativi. Non esiste viaggio che non richiede uno sforzo e che non richiede un sacrificio. Solo nell'immobilismo non ci sono problemi. Quindi se uno rimane, gettarmi in una soluzione diversa, dove magari
la Regione Umbria è tra le prime che ha fatto una legge regionale sul piano salute, quindi abbiamo una storia importante che però spesso viene dimenticata nelle nostre pubbliche amministrazioni. Ci siamo guardati intorno e abbiamo detto: abbiamo un centro di competenze sul piano salute, probabilmente ci può dare una mano. Abbiamo anche un consorzio che è il consorzio SIR che diciamo va a mettere insieme quelli che sono gli enti locali, che è un'altra bella realtà e che insieme al centro di competenza di Open Foods ci ha dato una mano, chiamando Italo Vignoli, che ripeto non perché sia qui, ma si è scomodato. Quali mezzi prendere, con quali orari, dove spostarsi, dove andare bene. Altrimenti si rischia appunto di essere in confusione e in progetti come questi la confusione non aiuta, ve lo posso garantire, ci vuole molta determinazione, perché al primo dipendente che dice ma perché mi hai messo in office, io stavo tanto bene in office, ci vuole uno zoccolo duro che dice questa è la decisione di questo ente. Una decisione presa sulla quale non si discute, sulla quale non si torna indietro. È qui che serve la determinazione, perché se non c'è e se alla prima lamentela la pubblica amministrazione, non è successo, abbiamo dei casi meno recenti, se la pubblica amministrazione, se la dirigenza, se l'assessore di turno vacilla e dice ma perché avete messo il microfono, state mettendo in difficoltà gli uffici, perché poi chi conosce la pubblica amministrazione sa che basta poco a far girare la voce che il progetto non va perché è fallito, perché non funziona l'office, non va perché, non perché uno si è lamentato perché non aveva capito che cosa stavamo facendo. Il progetto non funziona, quindi si deve capire. Quindi è importante, la guida è importante per noi. Document Foundation lo è stata, ci ha accompagnato, ci continua ad accompagnare, spesso sorbiamo ogni tanto, chiediamo delle cose, devo dire che abbiamo delle risposte, perché ci sono delle situazioni sulle quali la pubblica amministrazione, delle problematiche che inevitabilmente incontra, ma che sa che magari sono state affrontate da altri e quindi far parte di una comunità è questo. Collaborare, perché far conto quantomeno su una risposta, dire io ho questo problema, chi mi aiuta a risolverlo? Credetemi, lavorare con Microsoft non significa questo. Io ci ho lavorato, nel senso che abbiamo nei prodotti anche dei software proprietari, non dico solo Microsoft, potrei dire altre mille aziende. Lavorare con un software proprietario non significa avere un problema e averlo risolto, assolutamente no, ve lo posso garantire. Nel software libero la bella scoperta è stata un po' questo, è il sentirsi parte di una comunità su cui molte persone si rendono disponibili, lo fanno volontariamente, questa è credo la cosa più bella di progetti di questo tipo. Quando si viaggia si deve decidere se partire da soli o in compagnia, questo è evitato. Noi abbiamo deciso di partire in compagnia. Quindi abbiamo cercato la compagnia giusta e l'ho detto prima, quindi il centro di competenza per l'open source e il consorzio SIR. Abbiamo scelto la giusta compagnia perché poi questa compagnia è riuscita a coinvolgere altre realtà, di realtà importanti come la Regione Umbria, come l'ASL 1 Perugia, che è comunque una
valore del software libero, perché quando si arriva già a forze superiori si arriva un po' tardi, quando c'è già un'abitudine radicata all'utilizzo di software proprietari. E quindi questo è il nostro progetto di cui speriamo di poter parlare presto, nel senso che in genere ci piace parlare nel momento in cui le cose le abbiamo fatte, non abbiamo fatto comunicazione preventiva se non per avvertire i nostri dipendenti che avremmo fatto questo passaggio, abbiamo fatto comunicazione andando a spiegare le cose che erano state fatte, e quindi questo è un altro motivo di orgoglio per noi, perché comunque se io sono qui a parlare oggi è perché abbiamo 500 utenti integrati felici, come li descrivo io, perché non chiamano, e quindi nel momento in cui un dipendente non chiama il sistema informativo c'è un grosso segnale di felicità, evidentemente, perché altrimenti chiama spesso. In valigia che cosa abbiamo messo? Tra le cose che abbiamo messo in valigia, io l'ho portato qui veramente in piccolo, abbiamo fatto una 5x5 buone ragioni, un volantino che poi è diventata la bandina, che è diventato manifesto. È stata una delle prime cose alle quali abbiamo lavorato, appunto la comunicazione di cui si parlava di prima. Abbiamo individuato 5 buone ragioni per passare sotto il libro per gli amministratori e i dirigenti e altre 5 per i dipendenti. Quando io lo presento ai corsi, perché poi faccio anche il formatore sull'office, i dipendenti a volte dicono: ma perché ai dirigenti interessano cose diverse rispetto a quelle che interessano? Sì, ovviamente sì. La pubblica amministrazione, quando decide di convincere un amministratore o dirigente, non può farlo semplicemente parlando di etica. Vorremmo fare, sarebbe bellissimo, un mondo dei buffi che ognuno di noi si augura di poter vivere, in realtà non è così. Quando si va da un assessore, da un dirigente, si deve dire: dobbiamo rinnovare il software, abbiamo un'idea, dobbiamo rinnovare, forse ora, sono passati 13 anni. Possiamo scegliere alcune soluzioni, una a un costo per quanto riguarda noi, dati certi, una a un costo di X e poi un'altra ci consente di risparmiare a conti fatti non solo di licenze ma anche di impegno, conteggiando tutti i costi di impegno della migrazione, ci fa risparmiare 280.000 euro, e questo è un risparmio solo di primo anno, non è un risparmio che guarda molto a lungo, non è un risparmio che tiene conto magari anche della produttività, che con la scelta di Profis potrebbe anche migliorare sul condizionale, perché non voglio essere troppo ottimista, però credo che lo possa fare. È un risparmio secco, e nel momento in cui si va appunto da un assessore e da un dirigente si deve dire: vi abbiamo preso 300.000 euro per comprare licenze e non solo, senza tener conto che abbiamo un parco macchine che non potrebbe supportare un software aggiornatissimo, e quindi abbiamo i soldi non solo per le licenze ma anche per rinnovare le macchine. Allora qui la risposta è: no, abbiamo i soldi, ha risparmiato così bellissimo, il office ci piace tantissimo, ci piace tanto, quindi siamo convinti. E queste sono, oltre al risparmio ce ne sono anche altre, ma che convincono i dirigenti. È ovvio che, come dico sempre ai corsi, le 5 ragioni per i dirigenti non sono sufficienti, cioè se io vado dal dirigente e dico: ti faccio risparmiare, ma poi blocco gli uffici, ma è ovvio che il giorno dopo io vengo trasferita come minimo all'impianto di risalita che noi abbiamo in Merlanese, cioè insomma non posso dire questa cosa, cioè non posso dire che a fronte del risparmio blocco l'operatività, devo dire risparmio e ho una soluzione che qualitativamente è probabilmente migliore. E quindi ecco le 5 ragioni che convincono il dipendente, cioè il miglioramento della produttività, un prodotto stabile, un prodotto che non si blocca, che non dà la maschera blu, che è molto simile a
dare il DVD ai dipendenti che vengono al corso. È un gesto simbolico che abbiamo voluto fare, per vi dico che io ho fatto anche i DVD la sera dopo cena, masterizzato i DVD, ho preparato le copertine, come si fa adesso in pubblica amministrazione, perché non ci sono i soldi per fare altre cose. Però questo gesto di dare il DVD e di dire guarda che lo puoi installare a casa, lo puoi addirittura regalare ad un amico senza fare niente di illegale. Perché questa cosa a volte, mentre il dirigente magari lo fa, il dipendente è poco informato, allora ti dice ma perché io il CPD Office che non lo potevo dare a... no? Questo sì, quindi spiegato quello quando gli dai il DVD dici sicuri lo posso regalare, lo puoi regalare. Quindi questo è i motivi, sono i motivi che possono convincere i dipendenti e si sposano con 10 ma sono 5 su 5 che li abbiamo chiamati noi. Nel viaggio si parte, si fanno alcune tappe. La prima, inevitabile, la prima fermata la si fa con l'analisi, senza che scendo troppo in particolari tecnici, ma prima di scegliere un prodotto in un sistema informativo che ha comunque diversi applicativi, si deve vedere come questo prodotto si sposa con il resto. Non avrei potuto scegliere LibreOffice se avessi portato un impatto così grande in tutti gli altri sistemi da dover magari fare un costo aggiuntivo per mettere in linea tutti gli altri software. Quindi questa è la prima analisi che si fa. In genere, vi dico per quella che abbiamo fatto noi, i grossi problemi non ce ne sono. Quindi se un applicativo funziona con Office, solitamente funziona anche con LibreOffice. A meno che, come è capitato a noi, non si utilizzano cose fantascientifiche nei documenti che la pubblica amministrazione non dovrebbe utilizzare, quindi sconti colorati con il bordo intorno all'oggetto, tratteggiato con un carattere particolare, un simbolo strano. A parte queste cose che anzi, per quanto riguarda me, ci hanno dato l'occasione per toglierle, per eliminarle proprio perché non andavano bene, quindi a parte in questi casi il software funziona. In tutti gli altri chiaramente ci si deve mettere in gioco e dire ok, non funziona su questi software vanno adeguati, si chiede un preventivo e si vede quanto costa adeguamento. Abbiamo anche fatto un'analisi sui fabbisogni formativi, che è dalla quale sono venuti fuori dei dati interessanti per quanto ci riguarda, che immagino siano replicabili anche in altre pubbliche amministrazioni. Che cosa emerge dall'analisi dei fabbisogni formativi? Che la maggior parte dei nostri dipendenti usa Word ed Excel per cose assolutamente di base. Cioè l'85% delle persone potrebbe utilizzare, se avete un sistema Windows, potrebbe utilizzare WordPad. Cioè l'applicativo di videoscrittura, quello che è gratuito, che è già dentro Windows. Perché praticamente non fa nulla di eccezionale, cioè fa videoscrittura, formattazione, tabelle quando proprio si vuole sprecare. Questo per la maggior parte dei casi. Per il foglio di calcolo è la stessa cosa. Access che utilizzano pochissimi, così come poi. Per cui diciamo che veramente stiamo parlando di cose base. Non solo, è anche venuta fuori un'altra cosa importante, e cioè che la maggior parte dei nostri dipendenti si è formata da sola. In pubblica amministrazione questo è un altro tormentone, un'altra cosa classica ormai, perché i soldi non ci sono più per fare cose dipendenti. Allora che si fa? Si fa il corso di qualunque cosa, ma di Office no. Perché le cose di Office tu le devi conoscere di più, che è una cosa non corretta, non esatta, che per quanto riguarda il sistema informativo, parlo per esperienza personale, porta via tanto tempo. Cioè noi abbiamo degli utenti che chiamano perché non sanno come saltare. La realtà è questa, non stiamo parlando di utenti che chiamano perché devono fare una tabella di conto. Cioè l'utente chiama e dice io non ho il salva. Tu dici no, ce l'hai, un attimo. Ecco.
voglio non fare niente, però la realtà è questa. E allora ecco la mala motivazione che a noi, per noi è stata una leva con i dipendenti. Non ti mettiamo lì dopo se ti diciamo imparalo a casa, ti diamo i cd, diciamo vabbè, stasera per cucina se non fare, guarda le office, che forse qualcosa di diverso c'è. No, ti facciamo un corso, vieni in aula e ti facciamo un corso, come non lo facevi da qualcuno l'altro. Diciamo delle banalità, però te le diciamo e vi assicuro che nei corsi di formazione non c'è stato ancora di trovare una persona che ha ritenuto banale sapere come si visualizzano le varie degli strumenti. È una cosa che si dà per scontato e la dà per loro. Chiaramente si deve fare anche una analisi riferita al parco macchine. Ora non so se pubblica amministrazione che sono presenti più che ci seguono, spero in tante, hanno delle situazioni diverse dalla nostra, però noi abbiamo un parco macchine che non è eccellente, non è nuovissimo, è ovvio, le macchine si rinnovano piano piano, un po' per volta, quando ci sono i soldi, quando ci sono delle esigenze particolari, quindi non si può contare su un parco macchine, su un hardware spinto, si devono fare i conti con macchine piuttosto da date. E qui noi abbiamo avuto ovviamente qualche difficoltà, perché abbiamo macchine con 256 mega di RAM, senza che vanno troppo nel dettaglio, ma liberamente, cioè neanche con l'intercessione di qualche divinità si può in qualche modo aiutare. Quindi lì va fatto uno studio, va capito se si deve aumentare la RAM, se va cambiata la macchina, se... Quindi c'è tutta una fase di analisi che è importante, perché fa capire le criticità, le fa capire prima di partire. Le criticità vanno conosciute prima, non si possono incontrare cammin facendo, perché se si incontrano cammin facendo e il dipendente viene, alza il telefono e dice non mi funziona quel programma, non si può dire non lo sapevo, ah non lo sapevo, con un agio scelto di Office ma non sapevo che il tuo programma non funzionava più. E si deve dire lo so che non funziona il tuo programma, tant'è che in questa fase iniziale che continuerai magari a vedere Office stiamo provvedendo, stiamo adeguando questo applicativo e poi migriamo anche te. Questa è la risposta da dare. La comunicazione. La comunicazione ha un ruolo fondamentale. Io lo ribadisco sempre anche con i miei colleghi nei corsi. Il dipendente pubblico spesso viene un po' preso in giro, ma a volte ha pure ragione. Nel senso che se, come diceva Italo prima, noi avessimo tolto di Office e messo di Office, perché tanto il dipendente pubblico non ha niente da fare dentro l'ufficio e ha tutto il tempo la mattina per aprire la guida e guardarsi da sotto, avremmo commesso un errore madornale, e è quello che anche in altre realtà vicine a noi che conosciamo ha fatto fallire la direzione. Quindi il dipendente va informato, è informato prima. Quello che diceva Italo, non solo da noi dipendenti non si stupiscono nei momenti in cui vengono chiamate ai corsi. Adesso è arrivata la cosa contraria, adesso ci chiamano e dicono perché non mi hai invitato al corso? Perché io non ho ancora l'Office e il mio vicino invece sì? Cioè io lo vorrei avere. E questa è una cosa bellissima. Cioè noi rispondiamo adesso alle telefonate di gente che ci chiede di essere inserite nei corsi di formazione. Ed è il contrario di quello che poteva succedere. Ok? Poteva succedere che telefonate, cioè arrivare a persone un po' alterate, per usare un eufemismo, che dicevano mi hai cambiato tutto il computer, perché di solito è il computer, mi hai cambiato il computer e non me lo hai detto. Invece noi abbiamo anche ipotizzato appunto l'installazione fa dopo la prima lezione di corso, quindi prima, nonostante la comunicazione, prima si spiega tutto, poi si installa. Prima ti dico che cosa avviene, vedi com'è il prodotto, poi lo provi, lo devi provare prima, non c'è necessità. Quindi questa è la cosa che ci ha consentito anche di creare il coinvolgimento delle persone, perché le persone nel momento in cui si invitano a collaborare con l'altro,
stesso significa fare bene il lavoro di comunicazione e di formazione, significa solo questo. Per fare formazione ci sarà, ripeto, qualcuno qui che ha già pensato a avere più facile. Paghi facile, siete 1.100, dovete fare formazione a tutti i dipendenti, come avete fatto, quanti soldi ci avete in provincia di Perugia da spendere? Tantissimi. Bye.
sistemi Windows su quali però abbiamo inserito Office, quindi questo è stato già un primo passo al quale spero non si saranno degli altri. Però avevamo un sistema di questo tipo, abbiamo dovuto creare delle linee guida e poi le abbiamo pubblicate, noi abbiamo un blog, poi alla fine trovate l'indirizzo e tutte le cose che io vi sto raccontando così a voce avete la possibilità di leggerle, di scaricarle, di utilizzarle. Le abbiamo rilasciate tutte dal calcolo del risparmio, cioè del foglio con cui si calcola il risparmio, al piano del progetto, alle dispense, alle slide, alle linee guida per l'installazione. Tutto è libero. Chiaramente è necessaria anche l'assistenza, quindi abbiamo formato anche delle persone in grado di fare assistenza, seppur non ne facciamo tantissima, però anche questa è una cosa sicuramente da tenere in considerazione. Abbiamo creato, stiamo utilizzando una macro che in realtà non è realizzata per persone del gruppo di lavoro, che hanno nominato il Calvino, sono Andrea Castellani e Franco Parisi, che serve appunto per la firma digitale. Quindi questo è un altro valore del software libero, cioè la possibilità di personalizzarlo, di poterlo adeguare alle proprie esigenze e di migliorare l'operatività. Fin tanto che siamo arrivati alla fine del viaggio, che è la nostra comunità. A fine anno saremo oltre 1 migliaio di persone, ripeto, 1 migliaio di persone contente di aver avuto l'Office, e questa è la parte più importante. Chiaro che gli ostacoli non mancano, l'ho detto in premessa e ribadisco, gli ostacoli ci sono nel momento in cui si fa innovazione, anche quando abbiamo portato la firma digitale, la progetto che è stata tra i primi enti a farlo, abbiamo trovato degli ostacoli non facili, nessuno qui vuole dire niente, non sono facili, però basta capire come ci si deve muovere, quindi basta conoscere gli ostacoli per poterli superare. E poi che dire, la meta vale sicuramente il viaggio. Siamo contenti di averlo fatto e siamo ancora più contenti se riusciamo a convincere altre pubbliche amministrazioni a farlo. Questo è quello che ci sentiamo di dirci. Ho chiuso con una frase di Steve Jobs che invita a copiare le cose migliori. Guardatevi intorno se ritenete che questo progetto possa avere un valore, copiatelo. Copiatelo strutturatamente, chiedeteci le cose, sono già su internet, sono tutte possibili da copiare, quindi non resta altro che farlo. Copiate. Grazie. Per la provincia di Bolzano non c'è Pearl, ma in realtà è uno dei colpevoli di tutto e quindi credo che sia giusto che lui soffra dietro a questo tavolo più di Google. Anzi, io volevo far soffrire Paolo, quindi, era lui che voleva scaricarlo su un altro, ma in realtà poi giustamente non è giusto che succeda. Il colpevole di tutto è quello che poi porta il cilicio in questo caso di parlare in pubblico. Non è una sofferenza, però anzi un piacere presentare anche umilmente diciamo quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E sono qui con un collega che è Erwin Pfeiffer, che si è stato adesso, e appunto sostituiamo il nostro capo di partizione Kurt, per mostrarvi un po' la storia che ci ha portato a quella che sarà diciamo la futura migrazione a LibreOffice nella provincia autonoma di Bolzano. Ecco, allora se vogliamo fare un passo indietro, diciamo i precursori diciamo, di migrazione verso software libero, in particolare verso il papà di LibreOffice, OpenOffice, è stato il consorzio dei comuni dell'Alto Adige, che oggi è rappresentato diciamo, da Domingo Sacristan, alza la mano, così creiamo un po' di rete. E loro sono stati diciamo, i primi ad introdurre OpenOffice, diciamo papà di LibreOffice. Nel 2004, esistendo diciamo, con la politica, siamo riusciti a
piano di sviluppo dal 2004 al 2008, che conteneva importanti punti relativi all'introduzione di software libero in provincia di Bolzano. Tra le altre cose, prevedevamo la creazione di un centro di competenza per il software libero che oggi è sito presso il PIS, che è il Tecnico Regional Studio. Nel 2004 anche la provincia di Bolzano ha deciso di migrare le sue 7500 postazioni ad OpenOffice e a seguire c'è stata un'altra grossissima migrazione, che è stata la migrazione, grazie al progetto FUS, di circa 3300 PC, che sono PC delle scuole in lingua italiana di ogni ordine grado, che utilizzavano ovviamente anche loro papà di LibreOffice e ODF come formato di scambio. Il problema è che utilizzare ODF, specialmente questa... ovviamente utilizzare ODF ha incontrato diversi ostacoli. Uno dei principali nemici, diciamo, di ODF è stata l'installazione di un tool chiamato SunDF Plugin, che adesso in me esiste nella versione pubblicizzata da Oracle, che non permette all'utente di praticamente vedere LibreOffice, perché nel momento in cui ricevete un file ODF, l'utente lo apre, questo tool installato sul PC faceva la conversione nel relativo formato di Microsoft. Con ogni problema, l'utente non avrebbe mai avuto la possibilità di aprire OpenOffice o LibreOffice, e pertanto inviando agli utenti i file ODF si riceveva in cambio la modifica in Docker, SLS, purtroppo. Allora, dal 2005 in poi, che avevamo bisogno di una vera migrazione. Allora, il software di cui della Guardia c'era già fatta, la scuola in lingua italiana l'aveva fatta, mancavano le scuole in lingua tedesca e latina, che sono le più propose, che ancora attendono questa migrazione, mancava la vera migrazione in provincia autonoma di Bolzano. Allora, abbiamo tentato tutte le strade, quindi gli argomenti che erano di sogno ci hanno estratto, i 5 più 5, come il 5 e il 10, sono stati sfuggiti. Quindi questo niente, l'articolo 68 è del CATA, delle prime versioni fino all'ultimo di secondi di adesso, riduzione delle spese correnti che erano fuori scala per quanto riguarda l'acquisto di software proprietario, non è valsa nemmeno questa motivazione, il fatto che risparmiando licenze di software proprietario potevamo invece investire soldi nel mercato locale, che questo non è servito. Condividere di nuovo, ritornate sull'argomento che è quello più tecnico, più complicato, un formato di interscambio veramente aperto da poter utilizzare in tutte le pubbliche amministrazioni del codice, non ha funzionato nemmeno questo. Ispirarsi ad esempi locali, come vi ho detto prima, ispirarsi a esempi locali come quello del consorzio dei comuni, che ha migrato con 1200 postazioni, al comprensorio sanitario di Bolzano, che oggi è rappresentato da Alessandro Sani, che tra l'altro nel 2012 è stato anche vincitore del Software Free Software Award per i meriti appunto dovuti alla migrazione iniziata nel 2012 del comprensorio sanitario di Bolzano, per il quale ringrazio anche Guido Veronesi, che è qui presente. E l'altro esempio delle scuole in lingua italiana, anche questo non è servito. Siamo partiti proprio dall'inizio, quindi dall'insegnamento, dall'educazione, ma non c'erano le motivazioni giuste. Quindi serviva una motivazione giusta, l'ho messa tra virgolette perché non era quella giusta. Però siamo stati fortunati. Però siamo stati, fortunati. La motivazione giusta è la decisione di Roma pretendere dalla provincia autonoma di Bolzano ulteriori 16 milioni di euro. Allora, qualcuno ha proposto, come un classico, tagliamo i costi del personale. La cosa più sbagliata. Ovviamente potete immaginare quelle che sono state le reazioni da parte degli impegni
movimenti, di sindacati, che hanno detto non è possibile tagliare i costi del personale, e per fortuna si è riuscito ad aprire una finestra di dialogo tra la politica e diciamo, i sindacati, che ha dato la possibilità di creare diversi tavoli. Quello che interessava ovviamente maggiormente a noi era il tavolo informatico, è un tavolo tecnico che diciamo in circa quattro sedute è riuscito ad arrivare ad un risultato molto positivo. Il risultato è stato la stesura di un documento semplicissimo di 2 pagine che prevedeva i punti principali questi. Deve essere adottato un DF come formato di scambio con la pubblica amministrazione dell'attuale. Cioè, deve esserci comunicazione graduale di tutte le pubbliche amministrazioni e le office entro i prossimi 3 anni e deve essere definito un programma. Un programma, come diciamo, insieme di progetti seguito dalle 3 amministrazioni principali, che sono la provincia, il consorzio dei comuni e l'azienda sanitaria. Subito dopo c'è stata una conferenza stampa che avete sicuramente sentito perché rappresenta un po' su tutti i principali portali, dove l'idea era quella di dare un segnale forte alla collettività che si era deciso di non andare a toccare quelli che erano gli stipendi del personale, quindi i costi del personale, ma piuttosto fare quello spostare le spese correnti, una parte delle spese correnti, risparmiare sulle spese correnti e spostare una parte delle spese correnti in veri investimenti. Questa è una foto, diciamo, di quella giornata. Ecco, oggi sostituisco il nostro direttore del CURT, del centro, ovviamente vedete l'assessore, che ha, diciamo, spinto nella direzione di andare avanti nel progetto. Il passo successivo è stato quello di creare un programma, quindi sono state messe insieme le pubbliche amministrazioni che vi ho detto prima, in più anche il centro di competenza per il software libero, che hanno avuto lo scopo di stendere un programma. Il titolo, diciamo, vi dice tutto, non è un titolo che prevede solo la migrazione a LibreOffice. Il titolo prevede un programma di creazione di competenze condivise tra i 3 enti con il coinvolgimento del mercato locale. Questa è la cosa che avevo previsto maggiormente. Ecco che tutte le motivazioni che prima non erano servite a nulla, adesso sono presenti nel programma e fortunatamente possiamo farle valere come vere motivazioni per una migrazione di questo tipo. Ovviamente noi vorremmo avere poi dei side effect positivi nella migrazione, poter ad esempio finalmente razionalizzare quella che è la creazione di modulistica, di documenti nella pubblica amministrazione, partendo da template, migliaia di template che abbiamo in diversi uffici della provincia, e con template alla mano e dati poter creare documenti in serie. Un esempio invece fatto a Monaco è il plugin che non l'ho fatto, ma dovremmo fare una cosa, diciamo, a livello centralizzato. Volux è un plugin, diciamo, che è stato sviluppato a Monaco per la generazione di documenti partendo da tempi, tra le altre cose. Quindi l'output principale del programma, poi mettendo insieme tutte le forze, e già adesso le forze disponibili ci hanno aiutato moltissimo, sia il consorzio dei comuni che la sanità, nel fare quello che è il lavoro preliminare. Noi adesso migreremo tutto il nostro hardware, circa 7.000 macchine, nel corso di 101 anni. Quindi tutte le macchine indipendenti verranno sostituite e
già vorrei pensare a testare quale versione di LibreOffice installare sulle macchine. E l'idea è che, diciamo, correggetemi se sbaglio, di mantenere la stessa identica versione per tutte le pubbliche amministrazioni più volte, in modo tale che sia anche un po' più facile diciamo, allinearsi e scambiarsi eventuali problematiche. Questa è la struttura generale del programma, non abbiamo reinventato la ruota, anzi qui ringrazio Sonia per tutti i lavori di comunicazione e pubblicazione che ha fatto, perché noi abbiamo preso come spunto per la stesura del programma il chat del progetto di Preumbria, quindi non abbiamo reinventato nulla, e il documento di migrazione pubblicato dalla Document Foundation. Qui vedete, diciamo, la struttura che ovviamente prevede i tre enti, con strutture verticali e poi trasversali che serviranno poi per quello che sarà il centro di competenza che verrà creato. Ancora 3 minuti. Allora, ovviamente nel programma abbiamo dato un'indicazione di quella che dovrà essere la spesa, quindi dobbiamo essere trasparenti nel definire qual è stata la spesa per LibreOffice, per, diciamo, per questa migrazione. E per i tre enti il calcolo effettuato è di circa 2.000 euro. Il risultato che invece ha messo la cosiddetta ciliegina sulla torta è il risultato, diciamo, di tutto il lavoro fatto dalle associazioni sindacali locali, tutte, e per questo ringrazio anche moltissimo, diciamo, Erwin Pfeiffer, perché lui è stato proprio il promotore, il primo per diciamo, l'ambito informatico. È stata pubblicata il 2 di settembre di quest'anno una delibera relativa all'approvazione delle misure di contenimento della spesa corrente, e nell'allegato, se si riesce a leggere, nell'allegato è previsto che questi saranno gli importi che le pubbliche amministrazioni di provincia autonoma di Bolzano risparmieranno grazie, dovranno risparmiare grazie all'introduzione di software libero. Nel 2013 è previsto un risparmio di 500.000 euro, e dal 2014 in poi, cosa significa risparmio dovuto alla cancellazione, al non rinnovo di licenze di software proprietario? Dal 2014 in poi 1.000.000 di euro all'anno. Questo, diciamo, è la delibera provinciale. Quindi, diciamo, legge locale. Con questo concluso il nostro intervento, vi presento quello che è solo una bozza di olio, ma mi sta rendendo poco. Ormai il libro regionale sta conquistando l'Italia, che non è vero. E grazie per l'attenzione. Adesso quella che è il rappresentante della provincia di Macerata, del quale mi scuso, non mi ricordo il nome in questo momento, Giacomo Marinelli, che è stata una sorpresa. Quando io ho condiviso la prima agenda, appunto democraticamente decisa dal sottoscritto, di questa giornata, ho ricevuto un'email dall'assessore di Macerata che dice: ma verremo anche noi a parlare. Ovviamente potete immaginare qual è stata la mia mail, ho detto: siete già in agenda. La mia risposta è stata: siete già in agenda. Per cui mi ha mandato il programma, devo dire che hanno fatto un programma di migrazione assolutamente in linea con quelle che sono le nostre indicazioni, ma poi voglio dire, le nostre sono indicazioni in buon senso, quindi poi se uno utilizza il buon senso credo che alla fine sempre allo più o meno allo stesso tipo di conclusioni. Sì, sono Giacomo Marinelli e sono uno dei timidi che per caso sono... Parla un po' più vicino al microfono. Assessore che aveva questa possibilità di parlare della nostra piccola realtà, perché
che la nuova office si può fare, si può poter fare, a quanto che ci siano alcune condizioni di parte nostra, ci sarà una sola. Dunque, questo è il nome del progetto che noi abbiamo dato a cercare a ciò che stiamo facendo. E, dunque, la nostra storia inizia abbastanza da breve, da dicembre scorso, quando la giunta provinciale ha deciso di cambiare volontà, di puntare su un software libero e aperto. Questo grazie al nostro assessore, che è stato particolarmente attento a queste tematiche, e è una scelta che impatterà sicuramente l'ente provincia, sicuramente, ma anche il nostro centro servizi territoriali, CSP, che erano servizi di connettività e applicativi a tutti i 57 comuni presenti all'interno del nostro territorio. La delibera di giunta dello scorso dicembre punta molto sul FOS, sugli aspetti del software libero aperto, che già abbiamo discusso ampiamente oggi. Nella delibera precisata il contenimento della spesa pubblica e il mantenimento della capacità di risposta dell'attività sostenibile e la tutela della concorrenza, che detto insieme significa semplicemente: noi crediamo che oggi il software libero possa essere in grado di abbassare i costi dando le stesse funzionalità di cui eravamo dotati precedentemente. Questa cosa è poi uno degli elementi di base all'interno di questa delibera, è il discorso dell'interoperabilità, che è un discorso che noi teniamo in particolare. L'interoperabilità che intendiamo data, che è l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni su cui si sta parlando molto a livello normativo nazionale, ma quello che ci è a cuore a noi è l'interoperabilità all'interno del nostro stesso ente, perché storicamente sono stati scelti software in grado di risolvere determinati problemi che sono nati per determinati settori applicativi, che però nel tempo sono risultati monolitici e non riescono a parlare tra loro. E questo dovete pensare che passaggio di dati da un ente all'altro significa lavoro aggiuntivo che potrebbe essere fatto in un'altra maniera e soprattutto errori. Quello di interoperabilità è, diciamo, quello su cui non dovremmo buttare le risorse che andremo a scambiare. Perché la nostra esperienza ci porta a dire che quando abbiamo scelto di software abbastanza fornite da aziende grandi a livello nazionale, nel momento in cui siamo andati a chiedere a queste aziende ci modificare il software, ce lo personalizzare per dare conto a un interoperabilità tra applicativi di cui abbiamo bisogno, la risposta è stata spesso un no, perché non incontra le nostre direttive concettuali aziendali, oppure sì, però ci dà un po' di soldi. Oppure, d'altro canto, se abbiamo scelto applicativi forniti da aziende medio piccole, le aziende medio piccole normalmente sono più vicine al cliente, quindi cercano di fare queste personalizzazioni, però abbiamo a che fare con le aziende che utilizzano standard come pedini, non da distribuire, quindi la qualità del software spesso non è buona. Allora abbiamo deciso di puntare su software aperto, che per queste proprie caratteristiche permette di migliorare l'interoperabilità. Abbiamo puntato quindi su LibreOffice, l'abbiamo già puntato all'interno del nostro sistema di pedini vicino all'interno di Drupal. Quindi, insomma, di scegliere progetti liberi, aperti, insomma, liberi aperti, che abbiano valenza di progettualità internazionale, quando possibile. Eh,
Questo slide per farvi capire che tutto sommato la nostra pellicola comincia. Siamo organizzati in 10 anni produttive e progetti in questi settori e abbiamo su 12 sedi per aprire spazi sul territorio e 400 stazioni di lavoro, tutte dotate di Linux e S3 e Office 2013. La nostra scelta tecnica nel passato è sempre stata quella di allineare tutte le nostre stazioni di lavoro allo stesso tipo di sistema, proprio perché macchine diverse creano una moltiplicità di problemi maggiori che non avere un sistema completamente unificato. In questo caso la nostra applicazione per Office, questo elemento è stato sicuramente uno degli elementi che ha avvantaggiato il successo del progetto. E poi non è stato dato in più, perché già una dodicina, 12 con il sistema operativo libero del CentOS e soprattutto abbiamo 4 grossi sistemi applicativi intersettoriali che vengono utilizzati dalla totalità degli studenti e sei invece di tipo specifico settoriale. Ok, la delibera di cui vi parlavo all'interno ha provato 2 progetti paralleli. Il primo è la migrazione di tutte le 450 stazioni di lavoro a LibreOffice, a Linux, dentro la mesi in cui la Microsoft decadrà il suo supporto al prodotto. E poi abbiamo un progetto parallelo, un po' più ambizioso, di sostituire le stazioni di lavoro con le macchine Linux da utilizzare e utilizzare persone che non hanno specificità particolari ma non sono funzioni avanzate. Ad oggi abbiamo migrato 230 stazioni di lavoro su 450, 6 delle 10 aree organizzative che utilizzano completamente LibreOffice e abbiamo realizzato un prototipo di stazioni di lavoro capace di integrarsi con i sistemi di comunicazione che abbiamo all'interno della provincia di Macerata, ma in questo momento abbiamo una grossa criticità, non riusciamo a trovare un gestionale che ci dà. Ok, cioè non riusciamo a trovare un obiettivo che permetta di gestire e configurare il desktop in modo facilmente come quando si riesce a fare in diretto a livello in ambito macro. Ok, e questo è perché chi siamo e perché abbiamo deciso di cambiare. Ora vi farò una breve storia di come abbiamo cambiato. Più di un anno fa ci siamo chiesti se tutto funziona, LibreOffice è affidabile, c'è bisogno di una formazione massiva di utenti. Quando ci siamo chiesti di fare queste domande, purtroppo questi convegni di questi siamo solamente basati sulla documentazione che eravamo colleghi e sull'esperienza personale che alcuni di noi tecnici soprattutto avevamo maturato, soprattutto in ambiente umano. Però certo ci rendevamo conto che l'ambiente domestico non è paragonabile all'ambiente aziendale. Allora abbiamo deciso di passare per una fase di test. Sempre nella fase preliminare ci eravamo resi conto che alcune funzionalità avanzate, di cui adesso non sto a indicare punto punto quali sono, avevano comunque delle difficoltà a essere utilizzate in ambienti LibreOffice, comunque non erano completamente utilizzabili. Queste funzionalità avanzate, però abbiamo detto, sono file prettamente personali, quindi l'impatto ricade solamente su una persona e non su un gruppo di persone. E comunque esistono delle strumentazioni alternative all'interno di LibreOffice che permettono
più alte che avevano, quindi sarebbe stato più facile tornare. Ascoltando però non riuscivamo a catalogare quanti erano questi file che avevano all'interno queste funzioni avanzate, perché una distribuzione di 10.000 file all'interno della provincia, mettersi lì a catalogare tutti, vedere qual era effettivamente i file problematici, sarebbe stato troppo. La nostra soluzione è stata quella di convertire a LibreOffice quanto possibile queste funzioni con delle figure tecniche specifiche che avrebbero assistito con gli utenti nel momento in cui il problema si fosse presentato, oppure di personalizzazione di queste stesse funzionalità all'interno di strumenti applicativi che già avevamo all'interno della provincia. Questo perché spesso i nostri utenti che danno fantasia facevano anche organizzare funzionalità già presenti all'interno di questi applicativi. Quindi era il momento giusto per dire: guardate, fatelo già con degli applicativi centralizzati. Il proprio riguardo invece di sponsor Yanchas è purtroppo analogo di LibreOffice, sapevamo che non era presente. Però era facilmente individuabile il profilo delle persone che utilizzavano Access, perché bastava fare all'interno dello storage una ricerca per fare i DB, sapevamo già chi utilizzava Access e quanti ne erano. Quindi abbiamo, in questo caso, utilizzato la scienza di elevare gli stessi problemi di quanto erano complessi, perché riuscivamo a migrare in poco tempo, con le soluzioni di Apple Center, utilizzando i centri di uso di cui già siamo a disposizione. E questo, tra l'altro, non va a impattare il progetto parallelo sulla stazione di lavoro da Samsung Linux, perché il Apple Center è utilizzabile anche in quella. Poi ci siamo chiesti soprattutto: ma cosa succede utilizzando LibreOffice? Cioè, più che abbiamo sperimentato, cosa succede utilizzando LibreOffice con i nostri applicativi che già abbiamo, soprattutto quelli di settoriali e quelli di settoriali? Ebbene, in questo caso abbiamo avuto delle brutte sorprese, perché molti applicativi non contemplavano l'utilizzo di LibreOffice e non lo devono neanche oggi. Allora abbiamo dovuto intervenire cambiando magari le usanze e le modalità operative dei nostri utenti. E quello che riuscivano a fare ieri con un solo click, e oggi alcune volte dobbiamo farlo con due o tre click. Però siamo fiduciosi che questa fase sia una fase tipo transitoria, perché nel momento in cui gli sviluppatori delle aziende forniscono un software e questo software dovranno interfacciarsi sempre di più con LibreOffice che viene utilizzato. Questi problemi dovrebbero risolversi. Poi siamo passati alla fase di test. Nella fase di test abbiamo provato un dirigente davvero privato che ha voluto mettersi in atto il gioco e abbiamo migrato tutto il settore contemporaneamente. Questo settore era portato a figure tecniche informatica attuata dalla media è abbastanza importante e ci consiglia di avere dei feedback precisi sulle problematiche che si stavano creando. La scelta che abbiamo fatto è, oltre al fatto di formazione preliminare a queste persone, abbiamo rimosso la sua office immediatamente, perché se avessimo lasciato la prima parallelamente al pre-office probabilmente nessuno avrebbe iniziato a lavorarci. Poi però, in questa fase abbiamo messo appunto la procedura di integrazione degli applicativi che avevamo, dicevamo che è stata la chiave un po' fondamentale. Se non riusciamo a garantire, ovviamente il progetto sarebbe fallito. E poi abbiamo notato tutto sommato gli utenti, quel poco di informazione che avevamo fatto era sufficiente per utilizzare le funzionalità base. Contemporaneamente poi ci siamo formati, cioè con il sistema informativo abbiamo formato delle persone che avevano conoscenze un po' più avanzate di LibreOffice, soprattutto per il discorso di funzionamento.
determinati modi di lavorare, quindi un settore alla volta, e abbiamo dato la priorità al discorso logistico, proprio di vicinanza al nostro sistema informativo, perché volevamo stare vicino agli utenti nel momento in cui ci cambiavamo gli strumenti, e abbiamo dato la priorità sempre prima dei settori in cui il personale tecnico era, c'era un certo punto del personale tecnico. Prima anche un'immigrazione comunque con ogni settore, uno dei 10, comunque di 10 settori, facciamo un punto formativo conoscitivo per formarli su Super Office, ma anche per conoscere eventuali problematiche o applicativi di cui noi non eravamo a conoscenza. Contemporaneamente abbiamo poi proposto, giorno dopo dell'incontro, abbiamo rimosso la Super Office. E all'inizio abbiamo deciso, questi giorni stiamo ricambiando, ma all'inizio abbiamo deciso di lasciare LibreOffice sempre che formati in Python, Docker e XLS. Questo perché se poi scarica, chi è già arrivato e chi non è, ci sarebbe stato un problema di addirittura di file. Concludo con la battuta che l'applicazione si può fare, non è semplicemente una scelta tecnica. Perché se non ci sono degli amministratori e dirigenti culturali, non ci sono chiarezza delle scelte e non c'è una motivazione del personale che poi dovrà avere gli sforzi maggiori del cambiamento. E la volontà di vedere da cui successo a tutti può succedere, come ho scritto, praticamente piove colpa di LibreOffice. Perché la nostra esperienza ci è sembrata a volte di capire che nel momento in cui si crea un problema hanno nulla a che fare con LibreOffice, però spesso si cerca di dare le colpe a un cambiamento che in quel momento è. Grazie. Gianni Bassini, provincia di Cremona, lui è qui per colpa del suo profilo Google Plus, dove sotto c'è scritto provincia di Cremona, per cui io ho scritto il mio profilo a parlare. Buongiorno a tutti. Per cui adesso cambiamo un profilo Google Plus. Grazie Italo dell'invito. Io vengo da una realtà molto vicina, sono a pochi chilometri di distanza, da una realtà però che è inserita in una realtà molto più grande che la regione Lombardia. Quindi rispetto ad altre province, magari sono dimensionalmente della mia stessa dimensione, ma in realtà piccole, come Umbria, abbiamo anche la regione Lombardia. Questo si conterà un po' meno a tavola nel discorso di mio futuro. Già la provincia di Cremona, nel territoriale, è 15 sedi, è una provincia che si chiama piccola, con 100.000 abitanti, ha 500 posti di lavoro su queste 15 sedi. È una provincia che sempre avuto dei sistemi informativi un forte interesse per il software libero. Appena possibile c'è sempre stato l'inserimento del software libero, però non sempre abbiamo anticipato quello che diceva Carlo Piana, non sono scelto prima una risoluzione di software libero, se era possibile. E anche soprattutto la parte server, ma anche la parte client. Voglio migrare al software libero, però
Noi
Innanzitutto la parte di sensibilizzazione della dirigenza dalla parte politica, sensibilizzazione per le politiche che vorrei entrare nel corpo degli office. Vabbè, cos'è? È un buon questo cambiamento politico nel senso di ringiovanimento della classe politica, ma non solo per le parti politiche, ma per la questione di età. Ah, è stato costruito un open office team, che poi è diventato libero open office team, con grandi interlocutori che quello che sono scritto, e abbiamo realizzato dei corsi di formazione ad hoc. Ad hoc vuol dire che andavamo ad un utente che diceva: scusa, tu cosa fai in office? Guarda, così si fa in open office. Tu cosa fai in open office? Guarda, così si fa in open office. In questo caso, non sono certo, era uguale. Corsi ripetuti più volte, partiamo dal 2007, perché in Italia dal 2007 stagliamo tutti gli open office, perché non sa mai che non viene su un corso per finire qua, sarebbe così, cosa ovvia. Quindi prima della sessione generica, tipo qua, parte da questa là, poi così, tanto per pian piano, sì, subliminalmente, sì, questo qui dottore sta adesso si è diventato la parte. E invece nel 2012 con l'applicativo nuovo, un sistema di DT, giù martellato pesanti. Perché? Perché gli utenti hanno bisogno di usare. Cioè, quindi il vantaggio è che tutti questi paesi si sono creati un DT quando vengono passati a colleghi che anche non fa operativamente l'altro, deve riuscire a fare l'altro. E poi l'assistenza frontale, che è quella per telefono. Io ho sentito che il telefono non suona più. Da me il telefono non suona più quando il telefono è rotto. Per cui l'utente deve essere rincuorato, rincuorato, è un'assistenza psicologica, molte volte psichiatrica. Però, davanti a questo piano suona sempre meno, poi sono sempre una cosa più intelligente, cioè, no, come la sua sala. Allora, LibreOffice è la trasparenza, LibreOffice è un altro strumento per tutto questo.
aiuta anche in questo, perché altrimenti abbiamo già fatto aperto. Aperto secondo quello che dice l'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha il repertorio dei formati aperti. E per documenti c'è scritto PDF o DF o ISIS. Ma c'è scritto altro. Quindi non è OTF, eccetera. Perché sono quelli veramente aperti. Sì, 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 ma non dice la verità. Una cosa non deve essere contrapposta a un'altra.
non è stato che non è semplice, la parte apicale spesso ha una visione politica ma non pratica. Io cerco, non essendo ancora una bella cosa, se sono più un politico, più un sindacalista o semplicemente una persona, di far dialogare quella la parte tecnica con la parte politica. Partiamo subito perché sennò qua può essere più largo. Ok, fino Thank you.
libero sui suoi obiettivi, c'è comunque LibreOffice e poi successivamente vedremo come farlo. Sulle altre macchine, che sono quelle macchine segretarie, compresa la mia, è stata ossiosa o Mint, per cui questa è un po' la soluzione. Possiamo dire sicuramente di aver ottenuto un buon risultato. La strada sicuramente è lunga, ma guardiamo avanti con ottimismo e soprattutto voglio migliorare sempre. Tutto questo grazie a che cosa? E grazie soprattutto a un continuo e approfondito scambio tra la parte locale della città di Bergamo e lo staff informatico, in modo tale che non ci sia uno che non sia da quello dall'altro. C'è da dire grazie agli informatici, allo staff informatico di questo Bergamo, perché ogni volta che gli operatori, qualcuno ha un problema, nel limite dell'umano possibile, si antoglie che i suoi colleghi danno una mano per cercare di risolvere i problemi che ci possono essere con le office. Ci sono aggiornamenti che devono tenere conto anche della stabilità delle decisioni di le office. Piuttosto che tenere una persona che non è l'ultima, ma quello che deve essere chiaro è che invece è una persona che deve essere giustata. Cosa ci manca? Beh, sicuramente quello che oggi ancora manca è un progetto di formazione. Noi abbiamo fatto sicuramente incontrare la prima presenza Office, adesso abbiamo una cosa successa, altrimenti incontrare la presenza di Office. Ma sapete, questi meccanismi sono un po' anomali. Se io incominciavo a fare un discorso di formazione di cui di parlare, si mercato spesso che diciamo altri nomi, dato 190%, quando non passa. Riesci poi a realizzare. Se non è più solito di che si deve.